Colpo esterno del Delfino Curi Pescara che all'antistadio Valle Anzuca di Francavilla batte 1-0 il Villa 2015 con la rete di Gobbo nel finale della prima frazione di gioco. Riavvolgendo i nastri, Villa 2015 che scende in campo con un 4-3-3 con D'Incecco e Liguori alle spalle di Paravati. Bonati risponde con un 3-5-2 piena zeppa di giovani. Rientra Falco dopo un mese di infortunio. Massa e di Giovacchino davanti. Il match da subito vibrante al secondo. Tiro di Palmaricciotti in diagonale fuori di poco, poi è Paravati a rendersi pericoloso, si incunia in aria e poi con la punta del piede non riesce a battere Calore che para a terra, poco più tardi ci prova D'Angelo dal limite, palla out, alla mezz'ora grande occasione da ambo le parti, prima Gobbo dalla destra, crossa eh, con massa prima di, di Giovacchino poi dagli 11 metri, non riescono ad impensierire falso, capovolgimento di fronte, Paravati in becca ottimamente di cuori che si presenta tu per tu con Calore, ma il suo mancino non ha i giri giusti dieci giri di lancette più tardi, grande incursione solitaria dell'ottimo Paravati che arriva al vertice sinistro dell'area. Tira con il destro e Lupo a dover fare gli estremi, a ribattere con la testa. Probabilmente nel momento migliore dei padroni di casa, azione corale dei Pescaresi. 11 passaggi a librare Massa, passaggio per Gobbo che con il mancino manda il pallone in buca d'angolo. Niente da fare per l'ex falso ed è 1-0 Delfino, sempre con Lorenzo Gobbo al terzo centro in campionato, con le riprese di Simone Luciani Passiamo alla ripresa, le emozioni iniziano al decimo quando Massa ci prova direttamente da calcio di punizione con la palla che si stampa incredibilmente sul palo. Il Villa risponde alla mezz'ora con il solito Paravati imbeccato ottimamente da Rossi, protegge il pallone e tira con il sinistro, con il pallone che sfira di poco al lato. Doppia grande occasione per i Pescaresi, sempre protagonista di Giovacchino, il numero 7 al 32 ⁇ Serve Massa che da pochi passi vede il... Miracolo di falso che con la punta delle dita la manda in angolo. Poi ancora l'ex Pineto, questa volta crossa per Lupo. Colpo di tacco ancora l'estremo locale. A dire di no, i biancorossi si riversano in massa nella metà campo del Delfino. L'ultima occasione proprio per i biancorossi con Paravati che al 41esimo si presenta a tu per tu con calore, ma è troppo lezioso. Sinistro facile per l'estremo ospite. Termina dunque così. Un Villa che mostra ancora bei segnali, ma manca un pizzico di concretezza. Un Delfino Curi bello e ordinato ottiene una nuova vittoria ed entra in zona playoff. Villa, il Delfino Curi 0-1. Siamo con Mister Vitale. Allora, Simone, commentiamo una nuova sconfitta, però eh, parliamo quasi sempre della stessa cosa: ovvero che il Villa dà eh, bellissimi segnali, però poi eh, magari un po' inconcludendo un po' eh, anche la giovane età. Alla fine, non, non riesce a portare a casa dei punti. Sì, siamo ancora qui per commentare l'ennesima partita dove i ragazzi danno tutto, sia a livello tecnico, tattico e, e di intensità e cuore. E purtroppo dispiace che anche oggi non portiamo a casa neanche un punto, dopo che abbiamo fatto una prestazione, secondo me, grandiosa su tutti i punti di, di vista. E vedo gli occhi dei ragazzi, vedo gli allenamenti, vedo le partite e credo che, che questi ragazzi meritano molto di più. E usciremo sicuramente da questa situazione e con, con qualità e quantità perché abbiamo sia la qualità che la quantità per uscire e grandi valori umani. Sì, eh, complessivamente secondo me la vittoria è meritata e con questa affermazione non voglio sminuire la partita del Villa, che è stata una partita giusta, con le loro caratteristiche eh, e non hanno mai rinunciato né a giocare né a recuperare. Secondo me è complessivamente meritata perché le loro occasioni vengono alla fine quando noi avevamo già sbloccato e quando noi avevamo creato molti presupposti per raddoppiare per cui diciamo che se il pareggio non sarebbe stato uno scandalo perché poi nel calcio devi tenerla fino alla fine loro alla fine un paio di occasioni abbastanza importanti, una in particolare credo importante l'hanno avuta dico che però la mia squadra per quello che può esprimere credo che abbia fatto una partita eccezionale L'avete vista la, la, la distinta: avevamo 7 under in campo, 2 2003, 2 2002, 2 2001, 1 2000 e i 3 over in campo erano 3,99. Quindi possiamo dire che una squadra tutta quanta composta da fuori quota o da gente che comunque che è appena uscito dal, dal, dall'anno fuori quota e di questo ne vado orgoglioso. E, e insieme alla società di quello che è stato fatto e de, di anche della, della capacità di soffrire di alcuni ragazzi che vengono dalla D come Massa e di Giovacchino ma anche di tutta la squadra perché non voglio penalizzare nessuno facendo un paio di nomi che mi sento solo di fare perché dalla categoria dove proteggo, provengono hanno avuto un'umiltà e una voglia di vincere, di lottare che veramente riconosco a pochi giocatori in questa categoria.